Diamo la buona serata perché lo ritroviamo su Giustizia Caffè a Giampaolo Di Marco, segretario generale dell'ANF. Buona serata, segretario. Buonasera a tutti. Allora, ci ritroviamo su Giustizia Caffè per presentare un appuntamento importante, quello che avverrà il 19 settembre prossimo con il 10° congresso ordinario dell'Associazione Nazionale Forense. Quali temi sul tavolo, Di Marco? Innanzitutto grazie a Giustizia Caffè per l'opportunità di illustrare i temi del prossimo congresso ordinario che si terrà a Parma dal 19 al 22 di settembre 2024. Come di consueto, ormai quasi per tradizione, non solo la nostra, ma anche di tutti gli altri congressi delle associazioni forensi, inizieremo con un tavolo di natura istituzionale, all'interno del quale tratteremo i temi oggi dell'attualità, dell'avvocatura, in particolare la riforma della legge professionale, ma anche e soprattutto le attese che l'avvocatura ha nei confronti delle istituzioni forensi, largamente intese, quindi anche verso di noi, verso le associazioni forensi maggiormente rappresentative. Poi, ovviamente, seguiranno nei giorni di venerdì e sabato delle tavole rotonde. Queste tavole rotonde saranno complessivamente dal venerdì mattina al sabato, saranno 6 tavole rotonde. E inizieremo proprio con la tavola rotonda sulla giurisdizione, per affrontare funditus il tema della giurisdizione non solo con il borbottio e il brontolio delle riforme, ma soprattutto con delle proposte di natura prospettica. Seguirà poi, ovviamente, su questa scia un tavolo sulla organizzazione della giustizia, perché non ci dimentichiamo che la giustizia principalmente è una macchina organizzativa molto complessa, fatta non solo di processo, ma fatta anche di molto, molto, molto altro, parimenti importante rispetto all'infrastruttura, diciamo, decisionale, giurisdizionale in senso stretto. E da qui nascerà ancora una volta, verrà rilanciata ancora una volta l'idea dell'Agenzia per la Giustizia, che al pari, come quella che è accaduta al Ministero delle Finanze, consenta di lasciare libera la politica di preoccuparsi della giustizia del futuro senza doversi preoccupare in senso stretto, ecco, dall'acquisto del computer fino all'assunzione dei magistrati e così via. Seguirà poi un altrettanto tavolo, quindi calandoci verso il mondo dell'avvocatura molto da vicino, seguirà il tavolo sulla sostenibilità, l'ESG, le reti d'impresa, che è una nuova prateria nella quale gli avvocati potrebbero tranquillamente scorrazzare se solo si rendessero conto di quante opportunità ci sono. Chiuderà la giornata del venerdì un tavolo sull'esperienza a confronto in tema di avvocato collaboratore di altro avvocato, meglio noto come avvocato monocommittente, ma comunque un'esperienza d'ampio spettro su questo tema, anche di carattere europeo, quindi confrontandoci con altre realtà dell'Europa. Il mattino seguente apriranno i lavori, i temi di natura previdenziale, e quindi ci sarà il presidente di Cassa Forense con il quale discutere della riforma, ma ci saranno anche altri ospiti che si occuperanno principalmente di affrontare il tema della previdenza latamente intesa, quindi non solo quella che riguarda Cassa Forense, ma anche quella che riguarda la vita di ciascuno di noi sotto altri aspetti. Chiuderà, come dire, ultimo ma buon ultimo, il tavolo sull'intelligenza artificiale, che sarà preceduto la sera del venerdì da diciamo, un simpatico momento chiamato cena, l'intelligenza artificiale incontra la cucina parmigiana, all'interno della quale, in un momento appunto conviviale ristretto, non aperto a tutti, ma solo a coloro che vorranno iscriversi apposta, ci sarà un confronto con le maggiori tech, diciamo, le start-up del settore dell'intelligenza artificiale, che interagiranno con tutti gli ospiti, e il mattino seguente, nella tavola rotonda quasi esclusivamente scientifica, ecco, declineremo quali sono le aspettative di attuazione di quel sistema già implementato da molte aziende, che sicuramente nel corso degli anni, soprattutto nell'anno che verrà 2025, ci vedrà dover essere particolarmente partecipi, perché ricordo che il disegno di legge sull'intelligenza artificiale, ahimè, all'articolo 14, laddove tratta il tema della giustizia, non ci dice cosa possiamo fare, ma ci dice cosa non dobbiamo fare.
E questo è un problema. Senta, lei segretario ci ha detto che parlerete e vi confronterete sull'organizzazione della giustizia, non dimenticando che l'organizzazione della giustizia si muoverà in uno scenario, in un'era digitale, anzi si muove. Per questo ho anticipato il tema dell'Agenzia per la Giustizia, perché facevo l'esempio del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Loro hanno questa cosiddetta agenzia che si chiama SOGEI, interamente partecipata dallo Stato, che si preoccupa dell'organizzazione appunto digitale del mondo del Ministero delle Finanze, in particolare dell'Agenzia delle Entrate. In questo senso, quindi, il Ministero si preoccupa esclusivamente del bilancio, ecco, non si preoccupa di come poi le persone si interfaccino con il mondo digitale. Questo è affidato ad un'altra agenzia. Potremmo dire che è un sistema comunque perfettibile, però certamente rende il soggetto pensante, mi auguro che possiamo definirlo tale, cioè il legislatore e la politica, meno imbrigliato in questioni strutturali ministeriali come quelle che abbiamo noi all'interno del Ministero, ricco di dipartimenti dove ognuno deve fare un pezzetto e noi non sappiamo come gestirlo. Sul fronte della giurisdizione, lei ne ha fatto cenno anche perché sarà uno dei temi delle tavole rotonde, di una delle tavole rotonde nello specifico del congresso del 19 settembre, ma in tema di giurisdizione, siamo al tramonto o all'alba di una nuova era? Non siamo né all'alba né al tramonto, ma siamo in cerca, secondo me stiamo vivendo quel periodo che nel nord Europa è quello dei 6 mesi di buio, aspettando che ci siano poi 6 mesi di luce. Solo che lì sono una certezza, noi probabilmente non riusciremo ancora a capire quando gireremo verso il lato della luce. Perché ahimè veniamo da anni piuttosto bui, di riforme non condivise, veniamo da periodi nei quali le riforme appunto sono imposte, non condivise, non sempre sono state efficaci, e credo che anche questa non possa essere definita una riforma efficace nel senso nel quale ci si auspicava o ci si doveva muovere. Diciamo che è stata una riforma più di carattere economico, cioè votata a recuperare risorse economiche che l'Europa aveva imposto a fronte di determinati numeri per la giustizia. Io resto comunque fiducioso nella giurisdizione, cioè nello spazio di giurisdizione democratico che il cittadino cerca per risolvere i propri problemi. Però abbiamo attraversato e stiamo in parte ancora attraversando una lunga stagione di disaffezione verso la giurisdizione, ma in generale anche verso l'avvocatura piuttosto che la magistratura stessa. Occorrerà in maniera equilibrata muoversi su entrambi i fronti, da un lato quello della fiducia, ovvero sia far recuperare al cittadino la fiducia nella giustizia, non solo in termini decisionali, mi ha dato ragione o torto, ma che lo abbia fatto in un tempo ragionevolmente certo, che potrebbe aiutare anche a digerire, come dire, a smaltire una decisione poco piacevole. Dall'altra, ecco, una fiducia rinnovata nell'avvocatura, che cerca in ogni modo di essere una parte del sistema, ma molto spesso non viene ascoltata o comunque non viene considerata per quello che è, sempre tenendo presente che poi noi all'interno dei problemi dei cittadini siamo i primi a soccorrere per porre un rimedio o offrire quantomeno una soluzione di attesa, sperando che poi quella statuale possa essere maggiormente utile. E allora noi ricordiamo 19 settembre appuntamento a Parma per il 10° congresso ordinario di ANF. A noi non resta che augurare buon congresso, segretario Di Marco. Grazie a tutti quanti voi, e chi vuole ci vediamo al congresso dal 19 settembre.